Gentili signore e signori, buonasera. Immagini che si riferiscono alla finale Steyr dilettante. Numeri di gara dei corridori impegnati in questa finale: numero 19 l'austriaco Koninghofer Roland, numero 118 l'olandese Jan Denis, altro olandese numero 124 Matthäus Pronk. Ancora per l'Olanda abbiamo il numero 125 Roland Roll, numero 128 Ronald Vrom. Per l'Italia numero 138 Vincenzo Colamartino, numero 141 Roberto Dotti, numero 144 Mario Gentili. Per la Repubblica Federale Tedesca numero 179 Rainer Podresch, numero 180 Roland Renn. È iniziata quindi la finale per Steyr dilettante. 10 corridori che si disputano questa gara per la medaglia d'oro, medaglia d'argento, medaglia di bronzo. I preparatori intanto per i corridori, nell'ordine per l'austriaco Koninghofer e Karl Ingel, per l'olandese Jan Denis, Bruno Weikrav, per l'olandese Matthäus Pronk e Norbert Koch, ancora per l'olandese Roland Roll e Louis Suiker, per l'altro olandese Ronald Vroom e Joop Stankenburg. Per gli italiani Vincenzo Colamartino, Mario Valentini, per Roberto Dotti, Domenico De Lillo, per Mario Gentili, Walter Corradini. Quindi per i tedeschi, per Rainer Podlesch e Dieter Dursch, per Roland Renn, Peter Schindler. Questa è la situazione per questa finale mezzo fondo dilettante. Intanto vediamo con il numero 141 Roberto Dotti. Ecco sempre un'immagine sull'azzurro Dotti, guidato da De Lillo. Davanti a lui l'olandese Ronald Roll. Ecco ancora Dotti, ecco Roll. Eccolo Gentili. Abbiamo visto l'austriaco Koninghofer. Ecco Koninghofer, quindi Roll. Ricordiamo per quanto riguarda il percorso, 50 km da percorrere, pari a 125 giri. Dotti si trova in prima posizione dal quinto giro, quindi conduce ancora Roberto Dotti, ancora la velocità, la media non è delle più alte in quanto in questi campionati del mondo le medie non superano una certa media, possiamo dire, in quanto corse sono più controllate che tirate al massimo. Si sta marciando a circa 75 km orari, mentre in altri raduni su pista, in altre manifestazioni, le medie sono anche leggermente più alte. Ecco sempre Dotti con De Lillo, suo trainer. Sempre al comando Dotti. Fer con Dotti. Ecco Dotti che supera Koninghofer, l'austriaco, quindi Roberto Dotti con De Lillo. Eccolo qui, Roberto Dotti, alle spalle di Dotti l'olandese Jan Denis. Ottima sinora la condotta di gara dell'azzurro guidato da Domenico De Lillo. Se la prova terminerà in questa situazione sarà la seconda medaglia conquistata per l'Italia. Ricordiamo quella di ieri sera
di Ottavio Dazan, medaglia di bronzo nella velocità professionisti alle spalle dei giapponesi Nakano e Matsueda. Sempre Dotti. Impegnato nella sua azione. Eccoci intanto il podio delle premiazioni. 19 primi, 29 secondi trascorsi, 66 giri al termine. Ecco intanto Dotti al comando quando ormai la gara si sta avvolgendo al termine. In seconda posizione l'olandese Deniz, quindi ormai in vista di raggiungere il suo più diretto avversario. Sempre Gentili impegnato ormai in vista di Nils che sta marciando in seconda posizione. Vediamo Nils che abbandona, ecco Nils che abbandona, perde il rullo Nils, lo vediamo abbandonare mentre ancora impegnato Dotti. Eccolo Dotti. Intanto ecco sempre Roberto Dotti, diciamo che il suo più diretto avversario l'olandese Nisa ha abbandonato, quindi passa Koninghofer in seconda posizione, mentre in terza posizione l'altro italiano Gentili. Vediamo intanto un altro olandese che perde il rullo, continua nel suo ritmo Roberto Dotti. Ecco ancora un olandese che ha perso il rullo, si tratta di Roland Vroom. Stakenbauer Jop è l'allenatore di Vroom, mentre per quanto riguarda Dotti è guidato da Walter Corradini. Gentili invece Domenico De Lillo. Ecco intanto sempre Dotti, eccolo transitare ora qui sulla linea d'arrivo. Dopo Dotti abbiamo visto altro olandese, Roland Roll, guidato da Luis Swicker. Ecco ancora Dotti, altro olandese che perde il rullo. Ricordiamo, si sta correndo la mezzo fondo dilettanti. 10 corridori entrati in finale, sempre Dotti. Ultimo giro per Roberto Dotti, vediamo pubblico esultante nelle tribune, sia nella tribuna sud che nella tribuna nord, pubblico in piedi. Questo è il primo oro per l'Italia ed ecco Roberto Dotti che termina, quindi medaglia d'oro, campione del mondo dilettanti Roberto Dotti. Secondo l'austriaco
Koninghofer, terzo l'altro italiano Gentili, quindi medaglia d'oro e medaglia d'argento per gli Steyr italiani dilettanti. Thank you.